Questo programma è offerto da... Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Che bella sta macchina. Bella sta macchina, l'Avis, sponsor di questa trasmissione. Cioè, L'Avis, veramente? L'Avis, bello. Depino Miscimar. No, non è Depino Miscimar. Depino Miscimar è il concessionario. Ah, la macchina concessionario. Molto bello. Cominciamo a confondere le idee. Allora, Gello, grazie per aver accettato questo incontro. Grazie. Una chiacchierata, Gello. Ho messo le cuffiette perché la tua voce mi confonde, perché tu sei pungente, no? E voglio capire bene cosa... Però meglio che la tolgo questa cuffietta, forse no, più... No, però ti sta bene, più professionale. Sta bene, no? Più sì, professionale. Te lo voglio bello, no? Ci sta bene, questa è una bella macchina, la cuffietta, tu hai il tuo fascino irresistibile, quindi insomma... Ci facciamo una passeggiata. Vabbè. Hai i soldi della benzina innanzitutto? 7,50 euro mi ha dato mia moglie stamattina. Allora possiamo fare una bella passeggiata. Con 3 euro? 3 euro direi, sì, 3 euro, dai, possiamo fare. Per un caffè, insomma, con 7,50 euro ce la facciamo, dai. Allora, io metto la faccia indietro, speriamo che sappia guidare questa macchina, Gello. Ti ha perpetto. Questa barbetta incolta, bravo, incolta. Mi sembra più malandata che incolta. Una lunga storia. Ne parleremo. Presto. Insomma, oggi è una bella giornata. Eh sì, perché sapevo che venivi tu, facevi l'intervista. Tu sai che a piano poi abbiamo le applicazioni anche per... Che cosa? Per il tempo, per la temperatura. Ah, tutto. Eh certo, in base a quello che il cittadino vuole. Un comune organizzato in tutti i sensi. Abbiamo anche delle vie preferenziali col Padre Eterno. Sì. Allora, caro Gianluca, innanzitutto come è andato questo weekend? Bene. È andato un weekend lungo, no? Lungo. Beh, i sindaci hanno i weekend lunghi, io sono sempre attivi. Sì, poi ti faccio vedere in privato i messaggi di questo weekend. Però alza la voce, ti faccio vedere tu prima metto che la mia voce è pungente, quindi io cerco di abbassarla. Ti faccio vedere i messaggi di quest'ultimo weekend per farti capire il weekend tipo di un sindaco. E cioè? Che ci sono sempre problemi in un comune, già va l'acqua. A proposito dell'acqua, qua l'acqua c'è sempre. Sì, l'acqua c'è sempre, però. Ma qua avete tutto, Gianluca. Abbiamo tutto. Avete tutto. Ma tu c'hai un accordo con il Padre Eterno ad avere tutte queste, diciamo, queste cose? No, diciamo che è più che un accordo. Ma sorry che non l'avete pagato come fu. No, noi non. Ah, voi siete autonomi? Noi siamo autonomi. Avete i puzzi. Noi i puzzi. Proprio per la paesana. Eh sì, perché insomma. Mio padre nel 1980, ancora, vabbè, faccio questo breve. Questa breve storia. Scusa che metto gli occhiali da sole. No, sono solo sponsorizzato anche con gli occhiali da sole. Quindi. Io ho degli obblighi professionali. Gianluca, dammi una cosa, ma tu ti stai tosse qua. È perché qui amiamo la sicurezza stradale. Ma proprio la sicurezza, eh? Sì, cioè, sì. Guarda, i tosse. Ed è bellissima sta cosa. Eh sì, ma ci vogliono perché. Ma sai, non per far rispettare la velocità ai nostri compaesani, perché i nostri compaesani sono bene, hanno grande senso civico, veramente. Però che vuoi, magari quando c'è quello che non conosce bene le zone, si fa la sparatina non con la macchina. Non si rende conto, noi la sparatina gliela facciamo passare la voglia, che se no la macchina è così grossa. Poi ti esce il bambino, esce il pallone. Certo, e come dicevo in napoletano, avete un pallone, c'è sempre un guaglione. Bravo Gianluca, sindaco di Pianopoli, uno dei comuni più virtuosi della Calabria e del Meridione, insomma. No, è un comune che, insomma, ben amministrato. Qua pagano tutti i cittadini. E si devono pagare. Cioè, se qualcuno ti paga. Ma se non paga,
noi ad esempio se non paga l'acqua facciamo la riduzione della mandata, quindi per come prevede la legge, prima necessità e non sì, ma si parla di insomma di 30 litri al giorno di acqua, però il cittadino paga. Cioè diciamo che qua il senso civico è importante. E non bisogna pagare, perché se pagano tutti si paga poco. Se invece pagano in pochi non è giusto e si paga tanto. Perciò insomma siete messi tutti sulla retta via. Ma da sempre però non è merito mio, è merito del cittadino, della cultura. Vabbè, però è di questo, quello di che questo è paese. L'amministrazione, insomma. Sì, sì, sì. Grazie anche agli ex sindaci, no? Sempre pace. Gli ex sindaci. Prima o pace dopo quello. E insomma, chiedevo. Perché ha detto una cosa positiva, perché salutiamo il papà di Gianluca. Ottima persona. Vabbè, no? Ma noi amministriamo questo comune da qualche decennio. Sono vabbè, dal 1980, quindi ad oggi sono 37 anni. Che amministriamo 37 anni che amministrate, sì. Il comune. Sì. Giallo, ma ti vedi bene sulla telecamera? Ti riesci a vedere? Io vedo bene. No, bisogna capire se mi vedono gli altri bene. No, se ti vede, perché tu c'hai lo schermino che ti proietta, no? Sì, ti sì, vedi sì. Già. Sì, mi vedo. Insomma, bene. Lo so che la tua stanza ci vorrebbe un grand'angolo più ampio. Però le un grand'angolo più grande. Più grande. Senti che noi, la nostra emittente, non si può permettere. Telecamera. Ah, però già, dai, perché poi che... non tutti pagano, insomma, puntuale e precisi, no? Ah, non pagano. E non puoi fare la riduzione dell'acqua tu. Ma che c'è la riduzione? Che te ha? No, nel senso che noi, insomma, siamo una piccola emittente, insomma, no? Noi campiamo, diciamo. Di sponsor. Di sponsor piccolini che ci hanno una mano. E tu sai una cosa, i più grossi sponsor di queste emittenti sono tutti del territorio del comune di Pianopoli. Sì, sì, io. Non so se lo sai. E come no? Adesso stiamo passando da. C'è l'amico Giovanni Costanzo, c'è anche questo infisso qua. Ma sono tutte aziende che hanno gente che ha emigrato dalla Valencia e è venuta qua. E proprio per la burocrazia che è, diciamo, sì, con le leggi, però è più veloce, in questo senso. Ma questa è una cosa che avete voluto. Secondo me, Giova, è un errore quando nei comuni si va a creare problema di imprenditore sano, perché poi bisogna fare anche un distinguo dall'imprenditore sano da quello a quello non sano. Quando ti arriva la persona per bene che vuole investire, non dico che quasi quasi devi mettere il tappeto rosso e portare anche la banda musicale che suona un inno a festa, ma quasi, perché vuol dire occupazione, vuol dire benessere. Ma infatti vuol dire... Giovanni Costanzo è il centro Volgipo, lo posso dire perché lui è sponsor. Certo. E a tutti quasi il 70, se non l'80% dipendenti del territorio del comune di Pianopoli. Sì, sì, insomma. Sì. Pianopoli è il paese limitrofe. Paese limitrofe, insomma, ma non solo, passeremo da altre aziende adesso, insomma, che insomma è un paese veramente laborioso, possiamo dire, sì. Anche in questo senso, a livello amministrativo e a livello di anche di crescita commerciale, no? Industriale. Di crescita commerciale, di crescita demografica, è un paese che tende veramente, è in controtendenza perché sta crescendo. Io adesso abbiamo avuto un incontro con la preside, eccezionale, una persona che non so se ha avuto modo di conoscere. La preside di quale scuola? Dell'istituto comprensivo GATT. Ah, ecco. Noi facciamo parte dell'istituto comprensivo GATT. Ed è una persona eccezionale. E infatti abbiamo parlato che la scuola dell'infanzia il prossimo anno dovrà aggiungere un'altra sezione. Bello. Per l'aumento demografico che negli ultimi anni sta contraddistinguendo questo nostro paese. Ho capito. È una cosa bella perché nel resto della Calabria i paesi tendono a svuotarsi, invece qua da noi. Invece qua al contrario, qua vedo che la gente viene anche dalla Lamezia, dai paesi limitrofi, per venire a Pianopoli per esempio per far giocare i bambini nel parco che avete fatto. Il campo sportivo, insomma, il bambino non si annoia, non c'è nessun pericolo, insomma. Ma lo sai qual è la cosa bella? La cosa bella è quella che il cittadino prima si sposta appunto per fare giocare i ragazzi, per fare insomma per fargli frequentare il nostro paese con le varie strutture sportive, poi passeggiando il nostro paese si innamorano del nostro paese e quindi quando poi decidono, essi decidono di cambiare casa, se ne vengono qui a Pianopoli, ma ha una media altissima questa.
Perché si rendono conto, chi comunque decide di farsi una casa nuova, una nuova vita, spostarsi con la famiglia, guarda in giro e sceglie per i propri figli dove c'è il, diciamo, la qualità della vita eccellente, eccezionale. Ecco, Pianopoli in termini di qualità della vita è un paese veramente eccezionale, è strutturato come un piccolo paesino, perché è un piccolo paesino, ma allo stesso tempo ti dà la possibilità anche di non uscire dal paese, perché hai tutti, perché i servizi, ci sono tutti i servizi, dalle strutture sportive alla banca, ai supermercati, all'albergo, insomma c'è tutto, tutto quello, c'è tutto, che c'è. Ma anche per è una piccola cittadina, esatto, una piccola anche cittadina. Per quanto riguarda i ristoranti, sì, pizzerie, il sabato e la domenica la meta più gettonata dalla Mezza e dai paesi limitrofi andiamo a mangiare a Pianopoli. E sì, questo non so se rendo l'idea. Sì, sì, assolutamente sì. Guarda, ma si spostano da Catanzaro, da Vibo. Adesso io posso citare uno su tutti. Sì, sì. C'è ad esempio la Tavernette, che è un locale storico di Pianopoli, la Tavernette del 2000, dove sabato sera c'è il grande, che è veramente un personaggio, sì, il cavaliere Donato. Lo salutiamo Donato a pubblicità, però non fa niente. Lo salutiamo affettuosamente, perché è insieme ai suoi figli, ma lui, diciamo, che è il personaggio in eccellenza, che si traveste, fa quelle scenette, quelle cose, ed è un grande musicista. C'è da pure una certa età, È 82-83 anni, insomma, è una persona straordinaria. Bella questa cosa. Ma come tutti gli altri locali che ma ci sono. Ma voi non è che siete prese come Cucun, ti ricordi il film Cucun che andavano nell'acqua e ringiovanivano gli anziani? Sì. Cioè, perché io vedo molti anziani. C'è delle sere della vita. Esatto, ringiovaniscono qua. No, cioè, guarda, vedo che ci sono attività anche per gli anziani, cose che non ci sono negli altri comuni. Sai una cosa bella veramente? Anche le nascite sono aumentate. Di quello che hai detto. Allora, quando noi poi adesso già iniziamo a parlare di feste, quindi qualche impresario inizia a telefonare per capire, per sondare il terreno, per capire un pochettino, ne parleremo dopo. Quindi si avvicina la festa e comincia ad arrivare i benetti, cioè le persone che amiamo tantissimo, gli emigranti. E negli ultimi periodi c'era uno in particolare, il nome e cognome, Agostino Talarico, si chiama. È venuto con la stampella perché non stava bene, stava veramente poco bene. È rimasto un mese qui a Pianopoli. Dopo il 20° giorno si è tolto la stampella. È guarito. Sì, diciamo. Sì, è guarito. Ma questo cosa ti fa capire? Non è che c'è la legge della vita nel nostro paese. Ti fa capire che puoi restare lontano una vita dalle tue radici, ma il richiamo è fortissimo e quando ritorni è proprio una questione veramente di natura, una questione chimica. Il corpo ha bisogno delle tue radici, l'aria che respira è un'aria diversa, è un'aria che tu hai respirato quando eri piccolo, quando eri giovane, e quindi ti riprendi. E questo poi è accaduto con diversi altri migranti, quindi è un fatto veramente che andrebbe studiato. C'è questo fatto degli emigranti che a Pianopoli vengono ogni anno puntualmente da tutta la parte del mondo. Guarda, io non perché so se... Perché poi è una comunità che ha molti emigranti, però c'è una differenza, che negli altri paesini gli emigranti hanno svuotato i paesi. Qua gli emigranti hanno riempito, un controsenso, hanno riempito il paese. Sì, ma negli altri paesini... Non so se... Sì, ho capito. Il discorso è che ci si deve sforzare a mantenere, diciamo, a livelli altissimi le tradizioni, perché è giusto, perché noi facciamo questo sacrificio ogni anno, facciamo questa festa eccezionale, per rendere omaggio e onore alle persone che hanno lasciato questo paese per andare a lavorare oltreoceano, che hanno fatto grossi sacrifici. Oggi vediamo e quasi quasi anche detestiamo queste persone che arrivano disperati, no? I famosi barconi della disperazione. Quando dimentichiamo le nostre origini che noi vediamo da, diciamo... Sì, però ci sono cose diverse. Noi siamo partiti... I nostri antenati sono partiti all'epoca perché erano disperati, perché non c'era lavoro. Questi invece partono soltanto perché hanno fame, ma perché spesso e volentieri nei loro territori ci sono delle guerre civili dove, certo, la gente viene uccisa con il macete. Sono cose diverse, per esempio l'immigrazione. Però abbiamo fatto dei grossi sacrifici, quindi dovremmo guardare di buon occhio queste persone, non... Certo, non di cattivo, no, perché ho notato, Giovanni, negli ultimi anni che purtroppo, guarda, questo non so per colpa di chi, non sicuramente del cittadino italiano,
che questa nazione sta diventando un po' ostile verso queste persone. Però sai che cos'è? Che non siamo razzisti. Il problema è che questa gente, la nostra gente, ha problemi, hanno problemi in casa, c'è disoccupazione, non c'è lavoro, e quindi si è creata una rabbia sociale. Certo. E la rabbia sociale ti porta a vedere di cattivo occhio tutte le cose, tutte le questioni, tra cui anche queste povera gente che viene qui a cercare, certo, un po' di rifugio. Oh, però ho notato una cosa, Giallo, ma tu le cinture, quando ti compri una macchina, sì, le fai fare proprio su misura, le cinture di sicurezza, perché vedo che è molto stretta la cintura. No, non è stretta la cintura. Riesci a restare? Guarda, ti sto sbugiardando, guarda. Ancora ce ne va un altro. Ma no, possiamo continuare. Possiamo continuare a mangiare. Okay. No, io pensavo. Posso arrivare fino a qui, guarda. No, pensavo che stavi soffrendo questa chiacchierata. Guardate la cintura, sì, guardate quanto ce ne va ancora. Tu vuoi fare soffrire? Allora, però, insomma. Complimenti innanzitutto che quest'anno avete raggiunto la promozione. Si è riuscita a unire due squadre di calcio. Sì, cioè questa c'è stata sempre la rivalità. C'è stata, beh, come tutte le, no, vabbè, come le società in tutti i paesi, che ci sono 2, 3, 4, 5 società, anche a Pianopoli, paese di 2600 anime, c'erano due società calcistiche, il glorioso Real Pianopoli e l'AS Pianopoli. No, era giusto, era giusto portare avanti un processo di fusione, quindi siamo riusciti, dopo diversi anni di tentativi, a far fare questa fusione. Adesso non esiste più. Cosa ha fatto il Real? Cosa ha fatto la S? Insomma, perché questo tutti, ho notato che sono tutti uniti. Io ho seguito le partite, perché noi siamo stati alla televisione che diciamo, sì, ha seguito le partite del Pianopoli, come le altre attività, sì, che noi seguiamo, facciamo volentieri, insomma. Perché noi ci accusano che siamo alla televisione di Mascalo, vorrebbe dire che siamo alla televisione di Pianopoli. Ma voi siete alla televisione di tutto un territorio dove realmente mostrate le cose belle e le cose brutte, non mostrate soltanto. Vabbè, Giova, però va fatta così la televisione. La televisione non va soltanto per fare notizia, deve lanciare le negatività di un territorio, ma anche le positività. E voi avete la capacità di fare entrambe le cose in maniera eccezionale. E tu, nello specifico, non è che ci dobbiamo autoesaltare adesso, però tu questo mestiere lo fai con passione, con dedizione, con amore, e riesci a farlo in maniera eccellente, dico la verità. E ci sono altri tuoi colleghi che sono molto più gettonati, no? Anche dal punto di vista, diciamo, della dialettica. Non è una questione di dialettica, anche una questione del volgare denaro. Non guadagnano quanto guadagni tu, magari tu per guadagnare quanto guadagnano loro ci devi lavorare un anno, e loro lo fanno qua parliamo di un mese. Stiamo parlando di gente che, insomma, ecco, lavora altre nazionali, però nazionale, perché questa gente tutte le peggio, ma tu vai a vedere adesso le notizie del TG3, notizie, i servizi del TG2, anche del TG1, della televisione nazionale, guarda che non ha nulla a che invidiare la tua televisione a quei servizi. Adesso non so se è un vanto alla tua televisione, sì, però, o è un, sì, però, o è un, Giallo, o basta questo leccaggio, perché senza, no, soldi non si canta in mese, nel senso, non so se è perché sei bravo tu, no, o perché, vabbè, non sono bravi loro, perché io facevo il cuore tra di tutto, insomma. Poi, insomma, è una televisione che camelle, come hai chiamato, non era giù, no? Ma vuoi imitare a Torino? Ma sì, io dico la verità, io sono un fan di Tonino. E adesso dobbiamo lanciare questa moda, insomma, dobbiamo fare questa barba incolta. No, la barba, sai cosa è successo con la barba? Allora, io ho una, per quanto possa essere e sembrare, e lo sono, mastodontico, grande, sì, ho la pelle del viso delicata, come quelle del culetto di un bambino. Allora, che cosa succede? Il mio parrucchiere di fiducia. Il parrucchiere vuole lo capire, senza capelli. Certo, certo. Come senza capelli? Ce li ho. Ma tu paghi il parrucchiere? Ah, certo che lo paghi. Oh, perché sei il sindaco, non paghi niente. Sì, pago di più.
Sicuro? Sì, no, perché forse essendo il sindaco del piccolo paese, io nel caffè non lo pago, a benzina da pago. Sì, sì. Ma tu cammini, c'è l'auto blu, tu come siete per sì, sì, l'auto blu ammaccata, si chiama blu ammaccata. Allora, il mio parrucchiere cosa ha fatto? Quando supero quella me la faccio in genere la barba, però se poi magari passa qualche giorno che non me la faccio, non me la posso più fare io perché mi si irrita la pelle. Sì. Il mio parrucchiere di fiducia se n'è andato in vacanza e sono rimasto fregato. Aiaiaia. E quindi adesso... Cioè per questo, per quello che sta bene. Giulio, parliamo politicamente un po' di te, no? Gianluca Guda, non nascondiamoci, una persona di sinistra, un PD della vecchia... Uno che non ha mai tradito il suo partito. No, assolutamente no. Sempre PD. PDS, PDS. Tu sei renziano. Sì, io sono renziano. Della prima ora. No, io sono renziano della seconda ora. Della seconda ora. Io ero bersaniano. Bersaniano, poi sei renziano. Poi ci sono le primarie, no? Sono le primarie. Sindaco di Pianopoli, uno vicino, molto vicino al PD, non si capisce niente, come siete mesi, insomma. Veramente siete un partito rotto e strarotto, insomma, no? Ma state facendo qualcosa per risollevare questo partito anche a livello locale. Guarda, ma te la posso dire una cosa, Giovanni? Ma te lo dico veramente come se stessimo chiacchierando io e te adesso, mettendo da parte la telecamera e dello spettatore. Noi dobbiamo imparare a capire che le problematiche e gli allarmismi in Italia li si devono creare quando non ci sono liti all'interno di un'associazione, all'interno di un consiglio comunale, all'interno di un partito. Quando ci si mette d'accordo vuol dire che c'è l'inganno, vuol dire che c'è, ma credimi Giovanni, io la vedo in questo modo. Quando invece si esce sulla stampa, si litiga e no, perché quando c'è l'accordo, io faccio degli esempi, tu ti ricordi mai in Forza Italia quando Berlusconi era Berlusconi, se usciva qualche mezza critica da parte di qualche militante di Forza Italia al suo leader? Mai. Ma quello non era un partito, quello non è un partito organizzato, quello era dove c'era una persona sola al comando. Questo sistema che avete voi di ma questo è un partito appunto di democrazia. È un partito democratico dove ci si discute, dove si litiga, dove non. Poi che vuoi? Magari in passato si faceva pure, all'era di Berlinguer, di Togliatti, però non c'erano i social network, quindi adesso la notizia parte a mille. Tu la pensi così. Io penso così, io penso che comunque ci dobbiamo preoccupare quando è tutto perfetto. Quando è tutto perfetto. Vuol dire che. Gianni, ma tu adesso occupi un ruolo anche nella provincia, giusto? No, io faccio parte dello staff della struttura del presidente Enzo Bruno, della provincia. Insieme ad un gruppo di giovani, di ragazzi, e sosteniamo l'azione politica del presidente della provincia Enzo Bruno. A proposito di Enzo Bruno, mi ci porti tu a parlare della Sagal. Sì. Come vedi sto fatto della Sagal? Guarda, il fatto della Sagal, adesso io non voglio fare il tuttologo e parlare di tutto e di tutti, però io per la mia breve esperienza politica che ho, da 3 anni che faccio il sindaco, però da 20 anni che faccio politica attiva, bisogna prima arrivare a conclusione delle indagini per capire un pochettino com'è la verità delle questioni. Cose, no? Sì, perché purtroppo noi spesso e volentieri ce la prendiamo con la magistratura, ce la prendiamo con le indagini, ce la prendiamo con chi? Con gli inquirenti, ma loro non c'entrano niente, loro fanno il loro lavoro. Vabbè, certo. Poi abbiamo la cattiva abitudine di fare già le sentenze a mezzo stampa, cioè già per noi esce l'articolone, uno viene rinviato a giudizio e per noi è già condannato. Sto parlando per esempio tipo il presidente della Sagra, Goloso, Mamichense. Ti ripeto, guarda. Sto parlando anche degli altri che hanno la stessa posizione di Enzo Bruno. Di Enzo Bruno, no? Sì, sì, perché ha segnalato. Sì, però diciamo gli altri è diversa come situazione, perché uno ricopre un ruolo istituzionale, un ruolo diciamo di amministratore pubblico, gli altri sono dei privati, quindi non ha lo stesso clamore se accade.
perché Bruno è il presidente della provincia. Perché insomma è il presidente della provincia? Con questa provincia avevano cacciato, invece c'è sempre. Qua si è fatto un pasticcio istituzionale. Ecco, qua arriva l'obiettività dell'amministratore, no? L'obiettività di chi è sindaco di un paese, di chi però milita nel partito, che non deve difendere a tutti i costi i ministri o diciamo chi è a vertice del partito. Ecco, quindi arriva, ha fatto un pasticcio esagerato, cioè, voleva togliere le province, ma in realtà le province sono ci rimaste, sono. Però le hanno sostanzialmente denudate di soldi, e quindi Enzo Bruno, come tutti i presidenti della provincia, stanno facendo salti mortali per poter mandare avanti i servizi. Invece una cosa molto intelligente che doveva fare il ministro Del Rio all'epoca era quella di smantellare le regioni e lasciare vivere le province, rafforzare le province insieme ai comuni, ecco, rafforzare gli enti locali, perché poi sono i primi enti, cioè sono l'avamposto per i cittadini, lo Stato all'interno di un paese. E quindi invece così no, così stai denudando, hai denudato un ente importante, un ente che comunque ha fatto sempre delle opere importanti, la manutenzione delle strade, la viabilità, le scuole, l'ambiente, invece c'è un inghippo. Vabbè, io oggi l'incontro ho parlato di Gianluca Cuni, insomma. E tu mi fai la domanda e devo rispondere. Poi me la tiri politicamente lunga, la gente si stufa e cambia canale. Dammi la tua domanda. Ma io non ho la tua domanda, cioè io ti voglio fare mille domande, la tua che è finita l'intervista mi sta parlando dimmi. Sistema. Dimmi. Sei proprio uno politico, insomma. Dimmi una cosa, i cittadini ti vogliono tutti e tre. Ma poi parliamo di sacra e stiamo andando verso la sacra. No, vabbè, stiamo facendo il giro, no? Per la verità, noi a mezzo di tonno le strade più belle della Calabria. Noi siamo una bella realtà, la piana di Lamezia, Gianluca. Ma tu hai visto? Ma ti succede a te quando magari vai a fare dei viaggi o. Come viaggi? O vai fuori regione? A me capita sempre, quando poi ritorno. Ah, guardate, sì. L'effetto quando rientri nella tua zona, no? È bellissimo. Quando arrivi in questa piana e ti si apre il cuore, è una cosa bellissima. Io sto girando lungo e largo adesso per l'Italia, no? Perché sai, sto facendo quel percorso in moto, non so se l'hai seguito, sì. Sto girando un po' tutta l'Italia. E ogni volta che rientro ho questa impressione, insomma. Cioè, ma la mezza, le strade larghe, anche la pulizia, la mezza è detto la Ritter. Il Lamedino, sì. Il Lamedino, parliamo di. Cioè, e altre zone che. Ma pure in altre zone, proprio vergognose. Cioè, noi dovremmo impegnarci un po' di più. Il resto abbiamo tutto. Poi abbiamo il sole, abbiamo il mare, la montagna, abbiamo tutto, ne lamentiamo sempre. Diciamo che è un po' la nostra caratteristica, lamentarci e menarci la zappa sui piedi. No? Ma ci lamentiamo perché non c'è lavoro. Le persone a casa non ci sono soldi, e quindi che fai? Non è che puoi sorridere se poi a casa non hai nulla da dare ai tuoi figli, è normale, non è, è una cultura nostra lamentarci perché il Mezzogiorno d'Italia è sempre stato povero, purtroppo, e quindi ci lamentiamo sempre, però anche abbiamo grandi menti, grandi capacità, e dobbiamo cercare di andare avanti con forza e determinazione, perché sono momenti brutti. Piano piano, sì. Io parlo con la gente come ci parli tu. Certo, io so. Conosco anche segreti delle persone, perché poi vengono da me e io sono come per alcuni versi come un parroco, vengono le persone e si confessano. Solo a mio mi dicevo. Si sfogano, le persone solo a me si sfogano. Non mi dicevo. Tanto non ti dicevo. Tu hai le chiavi di casa. Sì, senza me. No, ti volevo dire, quanto pesi muovo, Giulio? Io peso intorno a 120 kg. 120 kg, 120 kg. Si vede che tua moglie di bontà, 120 kg di bontà, quello lo so, cioè, ma stai facendo quella dieta, sì, ingrassante, perché sì. Qua c'è una tradizione, purtroppo quando si ammazzano i maiali il sindaco è invitato al maiale. Ah, certo. No? Cioè, tu non puoi mancare, se lo so, si offendono sia chi ti invita che il maiale, se non ci vai, insomma. Ma certo. Perciò, insomma, è un funerale, se tu non vai ad un funerale ci rimangono male sia i parenti che il defunto. Ma come, io faccio una battuta da una cosa all'altra, poi c'è tra il serio e il facendo, si dicono le cose, no? E com'è la giornata tipo del sindaco di Pianopoli, Gianluca Cuda?
cioè, tipo ti alzi e meno male che ti alzi. Stai un pochettino con io adesso sono ho fatto due fasi della mia vita da sindaco, quella da singolo, quello da fidanzato e poi da sposato con delle figlie, certo. Delle bimbe. Salutiamo le due bambine, quindi la mattina salutale, nome e cognome, ciao, si chiamano Letizia ed Emma. Saluta pure a tua moglie e Gloria. Sto con loro un pochettino, poi porto la grande alla scuola dell'infanzia e poi inizia la mattina. Privata o no? Pubblica. Assolutamente pubblica, le nostre scuole sono, come dice la nostra meravigliosa presidente, sono l'eccellenza delle scuole che, insomma, che abbiamo intorno ai nostri paesi. E poi niente, poi vado, sto con la gente, inizio a vedere un pochettino i problemi che ci sono in giro. Tutte le mattine? Eh sì, tutte le mattine. Poi vado a Catanzaro. L'abbiamo uno stipendio? Solo prendo una, sì, prendo uno stipendio. E quanto guadagni? Scusa, guadagno 1000 all'anno, dice tu? No, al mese. Guadagno 1200 euro al mese. E al comune? E al comune guadagno 1000 euro. Sono 2200 euro di indennità di carica al comune. Vabbè, è uno stipendio normale. Diciamo che non ti posso accusare su niente. A me va così. No, vabbè, ho detto la mia, no. Ci sono delle, diciamo, delle tariffe, chiamiamole così tariffe, ma ci sono degli stipendi che rotano intorno alla politica che è veramente per molti dicono Gianluca Cuda Gallia, dice Luca, perché te nella discarica. Io? Così dico, ma il comune, il comune. Il comune. No, il comune. Come istituzione. No, ma fanno bene a dire questo perché il comune di Pianopoli, cioè non è che è una sorpresa o bisogna nascondere quello che è stato fatto. C'è stata una discarica che, diciamo, che è stato il salvagente della regione Calabria per diversi anni, perché se non c'era la discarica di Pianopoli, diciamo la scarica di Gianluca Ratello, la regione Calabria era sommersa dai rifiuti, invece all'epoca Pianopoli, con la discarica che era nel nostro territorio, è riuscita ad aiutare questa regione a mantenere le strade pulite. Adesso è chiusa, è satura. Sì, quindi è stata, perciò dove scaricate voi? Noi abbiamo sempre scaricato a San Pietro Lamentino, San quel poco di indifferenziate che fa il comune di Pianopoli, perché noi facciamo la raccolta differenziata, siamo al 70%. Sei uno dei comuni numero uno, sì, insomma, sì, differenziato, insomma. Da diversi anni. Ma dimmi una cosa, tu ti ricordi quella cosa che ti fece Striscia per la discarica sul fiume, là? Sì. Ti venne Striscia. Sì, venne, cioè, Luca Bete. Luca Bete sulla discarica del fiume di Pianopoli, insomma, che effettivamente. Ma là che come andò a finire, che è successo? No, lì. Sei stato accusato tu, no? No, non ero stato accusato io da Luca Bete, bisogna dire la verità. Aveva fatto questo servizio, ma non aveva mai accusato l'amministrazione o il sindaco. Come noi, come tutto il mondo sa, come la Regione Calabria sa, come l'ARPA Calle sa, lì una volta, negli anni 80, non esistevano discariche. E quindi ognuno, anni 70, ecco, 70-80, ognuno trovava il sito e scaricava dove. E poi, insomma, dopo una piena, diciamo, un'alluvione, è emersa fuori questa. Ma nulla di nascosto, perché ogni tanto risultava qualcuno sulle carte. Ma ho notato una cosa, ogni tanto qualcuno cerca di attaccarti. O in un modo o in un altro. Negli ultimi periodi non me ne sono accorto. Ultimamente è il fatto di tuo padre, che si era assentato un minuto, ti ricordo, che tuo padre ha un ruolo pubblico, insomma. Lavora. Fu accusato di strisciare, andare via, sì. Insomma, sono piccole cose che poi danno fastidio. Persone oneste come voi, insomma, andiamoci in casa. Si fa troppo. E poi è andato a finire tutto così, intanto se ne è parlato. No. E cercano di buttare qualcuno sempre del veleno sui Cuda.
Ma non è colpa di nessuno, è questione comunque quando si svolge un ruolo pubblico per diversi anni, per tanti anni, per tanti decenni, è normale che poi sei nell'occhio del ciclone, e poi soprattutto quando magari su di te vengono fatte delle denunce e poi alla fine le denunce si dissolvono come neve al sole perché non c'è mai stato nulla di che, e l'invidia anche delle persone che comunque... Questo è un difetto. Ma non è un difetto, è la natura delle cose. No, Giovanni. Ma noi qua è proprio una cosa... Io per esempio vedo a te il canale 5 ti vede di cattivo occhio, per esempio. Perché... Canale 5 su già no! Mo la faccio, per favore, insomma. No, quando si fa un qualcosa, e secondo me, il mio modesto parere è che le cose sono sempre state fatte bene a Pianopoli, un paese che comunque si distingue per pulizia, per certo, armonia, certo. Per bellezza, e quindi comunque qualche nemico te lo fai, vabbè, poi, certo, è la politica che ha fatto così. Cose di tutto quanto. Però come diceva mio nonno... Molti nemici, molto no. No, come diceva mio nonno, e come dice soprattutto mia mamma. Saluto tua mamma. Lei è anche una grande cuoca. Accetta i polpetti. No, mia mamma. Senza offendere le grazie. Mia mamma, guarda che cucina ad altissimi livelli. Mia mamma, mia moglie. Mia mamma. Mamma, la ricetta dalla sua di mamma. Sì. Quindi, come sempre, mia mamma, quando magari ci lamentiamo, guarda a casa, dice: ma guardate che non è che poi ve l'ha ordinato il dottore di fare politica. Quindi, se non ci state bene, andate a fare qualcos'altro. No, poi volevo entrare. Oh, comunque c'è la stagione estiva. La stagione estiva ogni anno per il Comune di Pianopoli è un evento, possiamo dire, no? Perché c'è tante manifestazioni che durante l'estate fate al Pianopoli, che porta gente da tutte le parti della Calabria, possiamo dire, tante iniziative. Stanno che le fate, poi il cantante le filo dice sempre. Il cantante te la vedi tu, è cosa tua. Ogni anno Gianluca verso giugno chiama, vedi che abbiamo queste tre possibilità di artisti, secondo te quale può andare delle maggiori? E io lo consiglio, poi puoi accettare, giusto? Vuoi dirti in anteprima quale sarà il cantante di quest'anno? Vediamo. Allora, molto probabilmente. Basta con Ermal Meta, per l'amor di Dio. Chi? Ermal Meta. No. Poi cosa manco che No, so chi è. Molto probabilmente, vabbè, andremo anche quest'anno ad accontentare, diciamo, un pubblico giovanile. Diamo questo scoop, dai. Molto probabilmente chiuderemo con i The Colors. La cosa è un bello gruppo, The Colors sta avendo un grande eccezionale successo, è giovane. Lo abbiamo visto anche l'altro giorno. Molto simpatico. Sabato, mi sembra, che hanno presentato il loro nuovo album, la Maria De Filippi. Perciò, insomma, probabilmente niente di deciso, ma sarà a meno che io non farò un disco per l'estate con Albino prenderemo Albino. Albino, ma come sta Albino? Sta bene? Sta bene, lui sogna un concerto come protagonista. Ma come al solito gli faremo fare l'apertura del concerto, Albino. Ma ti ricordi? Ma ti presentarò un concerto bellissimo, raccontiamo. Quello di Max Pezzali. Che poi siamo diventati amici con Max Pezzali, insomma. Racconta tu, per favore. No, Giovanni aveva questo... No, veramente non aveva questo desiderio, perché gliel'abbiamo chiesto noi. Gli abbiamo chiesto Giovanni, puoi presentare il concerto. All'epoca il concerto si faceva sul Corso Roma, nello stadio. Allora Giovanni sarà stata magari l'emozione di vedere tanta gente. Ma quale emozione? Me l'hai detto 10 minuti prima. Di vedere tanta gente. C'erano forse 10.000 persone. Cioè, benvenuti al concerto, gente di... come detto... benvenuti Lamezia. Buonasera a tutti, benvenuti qui a Lamezia Terme. Giovanni è entrato nel Guinness dei primati, ha raccolto 10.000 fischi in un secondo. Vabbè, però insomma è stato simpaticissimo. Vabbè, sono cose, insomma. No, ma hai sempre seguito le nostre feste. Ma poi sono eventi belli, c'è anche il Gesù Cristo che ormai sta facendo. Sì. Sono appuntamenti importanti. Guarda quest'altro, il cielo, di consigliere di diploma, tutte le attività che fate durante l'estate, chi si è distinto durante l'anno, meriti sportivi, sociali, insomma, sono cose carine che la verità, guarda, ormai il livello della festa di Pianopoli è un livello veramente altissimo. E la gente come aspetta? Sì, ma ormai è diventata la festa di Lamezia Terme, non è la festa di Pianopoli. La Lamezia Terme, la mezza è l'Ametino, la mezza è l'Ametino. I nostri
i nostri compaesani, concittadini, perché io poi mi sento lametino, sono lametino al 50% perché mia mamma è di Nicastro. Esatto. Quindi è nicastrese mia mamma. Quindi io mi sento nicastrese a tutti gli effetti. Insomma, abbiamo la tradizione dei Colors, probabilmente. Sì, probabilmente. Diciamo che al 90% è fatto per perciò grande concerto, vi ricordo. Noi anche perché questi voi siete la televisione ufficiale, anche perché questi cantanti bisogna chiuderli veramente mesi prima, se no sì, ma noi poi gli spieghiamo un trucco, noi prendono, io non prendo, non c'entro niente, però do un consiglio, no? Sui dei colzi, ho dato consigli, ma a parte gli scherzi, prendiamo artisti che poi sanno stare con i loro fan. Sono persone che... No, gente antipatica non ne vogliamo. Cantante antipatico. Ne abbiamo avuto solo uno di antipatico. Che però è stato ed è un grande artista, che era Francesco De Gregori. Ma è il suo carattere, ma era il momento, forse che la sera non stavi pure. Perché Gregori, devo dire, molto disponibile anche alle interviste, io l'ho intervistato tutto. Sì, però ho fatto vecchione, io ho intervistato tutto. Insomma. Che poi tu sei. Il vero artista è quello che sta vicino, dico io sempre, alla gente. È la stampa, perché se loro si trovano là, grazie a loro. Io quando vedo che i cantanti appena nati. Vabbè, ma che vuoi, questo è. Io ricordo Marco Carta che è scorso, gente che è scomparsa. Marco chi? Quello della Carta, Marco Carta, insomma. tutti guarda, artisti io... quest'anno per due anni, a notte dopo pezzi scompaiono perché non hanno un futuro. Perché loro si sentono già, non bisogna essere mai. Ma tu hai visto Renzo Arbore al concerto? Un signore. Stiamo parlando di una persona, mangiato, insomma, di una grandezza artistica esagerata. Tutti l'hanno mai, Stewart, Camoaggio. Cioè. Sì, abbiamo fatto Carmen Consoli, Gemelli diversi, Irene Grandi, ricordo, Max Pezzali. Ricordo. Sono 13 anni, 13 grandi, grossi con Raff. Ma tutti questi soldi, questi concerti, che ti donati? Le aziende, gli sponsor, i cittadini, il comune non caccia niente. Il comune dà un buon contributo. Però guarda, sai che cos'è? Che quanto lavorano le attività commerciali durante quei tre giorni di festa, noi lavorano tutto l'anno. È vero. E quindi è un richiamo importante. Noi abbiamo un progetto molto serio, vogliamo fare un teatro tenda, Giovanni. Bene, dove lo fai? Proprio nel centro del paese. Smogo? No, nella parte, diciamo, perché poi centrale. Perché avete parecchi terreni. Abbiamo dei terreni, adesso partire dal PSC, da qui a breve sarà operativo. E quindi vogliamo fare questo teatro tenda, che è un investimento importante, però con il teatro tenda daremo la possibilità a impresari importanti del calibro di Ruggero Peglia, sì, che lo salutiamo affettuosamente, musica, sì, certo. Maurizio Senese, sì, certo. Di poter fare anche stagioni invernali qui nel nostro. Bella idea, certo. Perché purtroppo la Calabria è sprovvista di grandi strutture. Bella, quindi bravo. Abbiamo o i teatri troppo piccoli, sì, o troppo grandi. Però che ti posso dire? C'è il Politeama a Catanzaro che porta 900 posti. Quindi se tu vai a fare un concerto di un cantante importante, no, o anche la sede, no, costa troppo, sarà troppo alto il costo del biglietto, certo. Quindi non sarà soltanto un evento per pochi, certo. Per chi ha i soldi. Invece con un teatro tenda dove tu riesci a mettere dentro anche 5.000 persone, 6.000 esatto. persone, esatto. Tu un costo, per esempio, un concerto medio di, che ti posso dire, magari dei Gregori, lo fai pagare 15 euro alla portata di tutti, esatto. Capito? Oggello, per esempio, a me è piaciuto, te lo voglio dire, forse già lei, non mi ricordo, dove avete fatto il campetto di calcetto che è stato inaugurato l'altra volta. Quindi sono stati, è bellissima questa cosa che hai fatto, lo voglio ricordare che molti dimenticano. Quell'investimento è stato fatto con i soldi, avevi passare delle cose... Di Terna. Sì. Allora, spiega come hai realizzato quelle belle realtà. Allora, perché molti dimenticano. Diciamo, Terna doveva attraversare con gli elettrodotti esatto. parte all'interno del territorio comunale. Era una cabina che partiva da Maire e finiva qui, vicino Feroleto. Allora, attraversava il tuo territorio. Attraversava anche il mio territorio. Il tuo, delle cittadine. Il territorio di Pianopoli. Ma cosa pensa anche tu, Pianopoli? Terna aveva offerto per questo attraversamento una cifra pari a 40.000 euro per, diciamo, rimborso ambientale. Sì.
poi noi, io feci un mezzo macello, rischiai anche di prendere una denuncia, perché all'epoca il dirigente regionale che fece fare questo incontro insieme anche al comune di Maida, all'epoca c'era la vice sindaca Fedele con me all'incontro, e insomma diceva che era opportuno dire di sì, e io invece non dissi di no, perché per me era troppo poco per il mio comune, 40.000 euro per l'attraversamento, che poi sono questi qui che stiamo guardando adesso, era troppo poco. E i dirigenti Terna all'epoca dissero che comunque era una cifra importante, di pensarci. La faccio veramente breve. Esatto. Il comune ha avuto da questo attraversamento 360.000 euro. E noi con questi 360.000 euro abbiamo fatto diverse opere, compreso anche questa riqualificazione, questo campetto di calcetto. E qua ti faccio i complimenti. Che poi abbiamo intitolato a Paoletto Fazio, poverino, che è scomparso prematuramente. Insomma, bravo, a Gianni. La vacanza, il viaggio è finito. Dopo questa intervista, senti questa aria fresca, stiamo rientrando a Pianopoli. Esatto, perché tu ci stai prendendo gusto. Mi sto rilassando stamattina. Ti stai rilassando, però non è che possiamo tirare da lungo, insomma, no? Anche perché mi hai fatto chiudere il telefono e quindi non mi sta chiamando nessuno. Tranquillo. Guarda, Giovanni, ci sono le nuove classi dirigenti che stanno nascendo e che già ci sono e comunque sono affermate, che sono veramente, hanno una marcia in più rispetto alle vecchie classi dirigenti. Se tu vedi il comune di Serra Stretta, amministrato da Felice Molinaro, il comune di Feroleto, amministrato da Pietro Fazio, che sono dei ragazzi. Che saluto caramente. Il comune di Miglierina. Poi che vuoi, ci sono anche i sindaci che comunque vogliono fare le prime donne. Ma nello specifico, questi che ti ho detto sono delle persone eccezionali e stanno amministrando in maniera eccezionale dei comuni amministrati bene, quindi non è soltanto Pianopoli che emerge nel complesso della Latina, ma stanno emergendo anche diverse realtà importanti, molto molto importanti. Serra Stretta, per esempio, ecco, ti voglio dare anche questa notizia, si è speso tantissimo Felice Molinaro tu sai che Dalida è originaria di Serra Stretta, c'è stato il film e io so che stanno preparando un grosso evento a Serra Stretta per... È bella questa cosa. Per riconoscere insomma questa artista. Sì. Mi piacciono le macchine antiche. Il padre ama. È una persona umile, sì, e cammina con mezzi umili. È vero. Insomma, siete una famiglia umile. Ma siamo una famiglia normale, Giovanni. Siamo una famiglia con la vocazione. Con la vocazione di fare. Non si già la macchina con me. No. Con la vocazione. Ma adesso della con Gianluca sono amici per fare l'amore. Ma siamo amici, è vero che siamo amici. Io al discorso con le piatto una vera, ma me ne manca, la prenderò, però non fa niente. No. È vero che siamo amici, ma non è che per dire che siamo amici le cose non le diciamo. Parliamo d'altro, abbiamo ancora una cosa, voglio parlare fra ancora una cosa. E ti prego, dammi i soldi dalla pensiera. Non riesco a riuscire. Io sempre quei 7,50 euro. O 3,50, aumentato, meno male. No, 7,50, con 7,50 dobbiamo pagare la benzina, la macchina, il caffè. Ci rientriamo. Sì, ce la facciamo. Cioè ce la rientro, porta la macchina di Oporto. Se no c'è la libretta, Lubar. La libretta. Ma facciamo segnare. No, è stata piacevole questa chiacchierata con te, è un modo simpatico per descrivere la nostra amicizia, e gli amministratori, come sono fatti al di fuori della maschera che bisogna mettersi alcune volte, anche con durezza, per portare avanti determinate questioni importanti che riguardano i nostri cittadini. Però Pianopoli è veramente un paese eccezionale. Te la tiene per tutta l'estate, che fai? No, me la caccio. Rientra il mio amico. Giappone, non lo so dove è andato, guarda, però fa bene perché è un gran lavoratore. Ah. Il lavoratore merita come tale di prendersi un po' di riposo. Perché sennò diventa nervoso e poi mi taglia. Ok. Hai visto i cani? Qua c'è pieno di cagnolini. No, c'è pieno di cani e tutti rispettoso delle norme sul mantenimento del cane. Questo lo dà. Sì. Però non tutti, perché bisogna. Adesso faremo una campagna quest'estate. C'è sempre. Faremo una campagna perché è giusto che chi porta in giro
il cane. Oh, complimenti per la tribuna, proprio. Ah sì, che bello. Potevate fare uno sgabuzzino per la stampa. Ogni ma, volta no, lo facciamo. Ma questi gli spogliatoi che sono belli. No, molto bello, molto bello, devo dire. Questi sono stati fatti con un finanziamento regionale di 420.000 euro. Poi quando c'è il capo ci sta pulizia, sta pulizia. Questa è la chiesa addolorata, questa è la chiesa del... Giorni. No, non siamo solo io, c'è anche la telecamera. Questa è la chiesa del benvenuto, perché quando arrivi vedi, beh, tipo bene, che ti è il benvenuto. Bene. Dove ti lascio? Andiamo al bar a prendere qualcosa, uno dei qualsiasi bar, dei nostri meravigliosi bar che fanno un caffè eccezionale. Senza offendere nessuno. No, assolutamente no. Ma scusa, vendolo vi potresti invitare anche a pranzo, no? O sempre 7,50 ciaci. Con 7,50 ci possiamo vendere magari un tramezzino. Perché un mezzo tramezzino? A metà. Uno spartello, ma tu non ti sazi. No, non mi sazi. Mi sazio della tua amicizia. Oh, come sei simpatico, se non vuoi giurare troppo, ti ringrazio. Guarda che bello però, dai, no, che tranquillità. Sai cos'è un'altra cosa veramente bella, Giovanni? Se tu entri, vabbè, oggi c'è il ponte, quindi magari vedi qualche ragazzino, qualcosa. Durante la settimana, se tu entri in un bar. Ci fermiamo qua? No? Sì, si fermano. Non trovi un ragazzo. Perché comunque sia chi è. È chiuso forse, è chiuso. Andiamo all'altro bar. Vabbè, non ti distrarre, no? Perché i ragazzi lavorano, ma non perché hanno il lavoro rispetto agli altri paesi. Perché anche chi non c'è il lavoro, qualcosa la va a fare. Okay. Va a tinteggiare la casa della mamma, va. Sì, cioè, no, qua no. I ragazzi sono laboriosi, non stanno ad oziare senza fare insomma, nulla. Insomma, guardate la potenza di Gianluca, ha fatto chiudere tutti i bar oggi per non pagarmi il caffè. No, c'è questo che è aperto, eh. Però pensavo che c'era questa cosa, sta manfrina. Andiamo al bar di Mario, al bar di Mario. Mario, ti ricorda qualcosa Mario? Mario, tuo figlio. Mariuzzo. Ci vuole bene, Mariuzzo è un amico. Mettiamo qua, c'è. Mettiamola qua, dai. Perché già davanti a questo? Perché voi stiamo. Qui va bene qui. Adesso stiamo chiudendo questa intervista. Se evitiamo di parcheggiarlo sul marciapiede. No, vabbè, a parte gli scherzi, io ti ringrazio per questa intervista. Un'altra cosa, io l'altra volta sono andato a Pasqua per dare gli auguri a Gianluca, a Pietro un biglietto. E io ho detto prima che compravo, vedi che vinci Gianluca, l'uovo di Pasqua ha vinto Gianluca, ti ricordi? Ma perché nel bussolotto c'erano solo biglietti miei, capito? Giovanni, Gianluca, ti ringrazio. È stato un piacere. Avremo altri incontri, ti ringrazio per questo on the road. Se mi dà la possibilità faccio un augurio di buona salute a tutti quelli che ci ascoltano e che ci vedono e che veramente il Signore protegga tutti. Oh, ma da ora mi ho parlato. Giusto, sì, un'oretta. È troppo, ma tagliate tutte queste. E tagliamo qualcosina, dai. Ciao a tutti, grazie. Grazie Giovanni, ciao.